È scoppiata la bomba al Festival di Cannes. Lars von Trier è stata dichiarata persona non grata al Festival di Cannes. Dopo le dichiarazioni della conferenza stampa di ieri sulle sue simpatie, sulle sue presunte simpatie naziste, su Israele e soprattutto su Hitler, il Festival di Cannes in riunione straordinaria ha preso questa decisione. Il film Melancolia resterà in concorso, ma nel caso avesse dei riconoscimenti, Lars von Trier non potrà né presenziare né ritirare eventuali premi in caso il film si aggiudicasse qualcosa. Dopo questo è stato praticamente l'evento più grosso della giornata di oggi, nel quale poi sta facendo anche il giro della stampa e dei siti web, ed è un caso piuttosto clamoroso per quanto riguarda anche la storia di questo festival. E tra i film invece in concorso evidenziare soprattutto la presenza di Pedro Almodovar con La piel que habito, in cui torna a lavorare con Antonio Banderas dopo oltre 20 anni. L'ultimo film insieme è stato Legami, mentre con Marisa Paredes la ritrova dopo alcuni dei suoi film più belli, come per esempio Il fiore del mio segreto del 1995 e Tutto su mia madre del 99. E questo ritornare sui suoi attori cambia anche un po' il suo cinema, perché per la prima volta ha esplorato le zone del thriller, e lo stesso Almodovar in conferenza stampa ha detto che tra i suoi modelli di riferimento c'è stato Fritz Lang, però ha anche citato Occhi senza volto di Georges Franju, e ha detto che le zone di questo genere lo hanno interessato e che vorrebbe esplorarlo ancora, e che i presupposti delle componenti narrative anche di questo genere corrispondono anche alla fase dell'esistenza che sta vivendo in questo momento. Dopo questo film, per Unsurter Regard si è presentato uno degli autori più amati da Festival di Cannes, anche tra i più apprezzati a livello europeo, il coreano Aung San Suu con The Day He Arrives. Ancora un film nel film, un cineasta, due uomini, una donna, girato con un bianco e nero digitale, dove ogni volta sembra di entrare e uscire dal suo film precedente ed entrare in quello successivo. Da Cannes, Simone Emiliani.